Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football in Motion Italia. Come vedete, oggi siamo di nuovo in campo perché vi insegnerò come calciare una punizione perfetta. Andiamo! Bene ragazzi, come avete appena sentito, oggi vi spiegherò in 4 semplici passi come calciare una punizione perfetta. E il primo passo da fare è avere una routine. Quindi, se analizziamo qualsiasi calciatore professionista che ovviamente calcia le punizioni, noterete che fa una routine prima di impattare il pallone. Quindi un percorso abituale da fare prima di calciare. Ed è qualcosa di fondamentale che tutti noi dovremmo fare perché ci fa concentrare sul momento. Quindi prima di andare a calciare, posiamo la palla e facciamo la nostra routine. Cosa faccio io di solito? Beh, poso la palla, do 4-5 passi all'indietro e mi sposto leggermente sulla sinistra. Avere una routine piace a tutti. Sapere già cosa fare senza dover improvvisare vi aiuterà a concentrarvi direttamente sul calcio di punizione che andrete a calciare. Che siano 3 passi e un respiro o una rincorsa con saltello, non importa. Trovate il vostro rituale da eseguire prima di ogni calcio di punizione e vedrete come la vostra mente si libererà da qualsiasi pensiero vi possa passare per la testa prima che l'arbitro fischi. Potete prendere spunto dai professionisti e poi trovare quella che vi è più comoda e più vi piace. Una volta aver preso la nostra routine, quindi aver preso la nostra rincorsa, dovremo decidere dove calciare, quindi sopra la barriera, sul lato del portiere. Beh, questo lo dovrete decidere voi in base a la zona del campo dove siamo, quindi da dove calciamo, in base a come è stata disposta la barriera dal portiere e ovviamente in base alla posizione di quest'ultimo. Quindi una volta aver preso la nostra rincorsa, la nostra routine, guardiamoci un pochino intorno, ma soprattutto la porta e la barriera, e poi decidiamo dove calciare, se sopra la barriera o nel lato del portiere. Dopo esserci allontanati dal pallone, dovremo stare attenti a tutti i dettagli del momento. Se il portiere ha deciso di stare più centrale, possiamo provare a calciare sul suo palo. Se invece la barriera è stata disposta in maniera sbagliata e abbiamo la possibilità di calciare nello spazio, non abbiate paura. È fondamentale prendere un bel respiro e analizzare la situazione e le circostanze. Una volta aver visto tutto ciò che ci circonda, possiamo scegliere il lato dove andremo a tirare. Capiamo ora con quale zona del piede andare a calciare il pallone. Vedendo e rivedendo l'ultima punizione di João Pedro con il Cagliari, che secondo me è una punizione perfetta, l'ha messa sotto l'incrocio ragazzi, ho visto che lui va a impattare il pallone con l'interno piede e secondo me questa è la tecnica migliore per calciare una punizione perfetta. Questo perché? Beh, perché con l'interno piede, questa zona qui più o meno, quindi del metatarso, potremo dare effetto e giro alla palla, quindi farla girare, metterla sotto l'incrocio, ma soprattutto dare anche potenza e tiro. E quindi ragazzi, una punizione perfetta se diamo potenza, tiro ed effetto. La zona del piede con cui dovremo entrare in contatto con il pallone è quella interna, dove si trova il metatarso. Con questa parte del piede riusciamo ad avere il totale controllo della palla, sia per quanto riguarda la traiettoria che per la forza di questa. Quindi, se vogliamo che la palla vada esattamente dove abbiamo deciso e con la potenza giusta, dovremo colpire il pallone con l'interno piede. Tutte quelle punizioni che vanno a giro, che sono piano piano, ragazzi, sono delle telefonate per il portiere. Fate prima a dirgli: guardi portiere, tiro lì, si può già posizionare lì. Assolutamente no ragazzi, ciò che vogliamo è un calcio forte, potente, e quindi la tecnica di tiro è fondamentale. Come facciamo? Beh, molto ma molto semplice. Prendiamo una breve rincorsa, non troppo lunga ragazzi, e quindi una volta che stiamo per andare a impattare il pallone, come vi ho detto prima, con l'interno piede, dobbiamo aprire il piede, quindi di 45 gradi, aprirlo in questa maniera, e una volta aperto dobbiamo fare questo gesto qui, quindi andare a impattare il pallone quasi liftandolo verso l'alto, e una volta averlo toccato dobbiamo lasciare libero il piede, quindi la gamba, lasciarla libera, fargli fare tutto il movimento, e vedrete che se fate tutte queste cose potrete calciare una punizione perfetta. Forte, potente e preciso, questo è il tipo di tiro che vogliamo. Per calciare una punizione perfetta dobbiamo affinare la nostra tecnica di tiro al meglio delle nostre possibilità. Per far sì che il nostro tiro sia imparabile dovremo prendere una breve rincorsa, aprire il nostro interno piede con un'angolatura di 45 gradi e infine colpire il pallone lasciando libera la gamba, facendole fare un movimento completo. Così facendo riusciremo a dare sia potenza che angolatura alla nostra punizione perfetta.
Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentatemi con quale volete che sia il prossimo tutorial, condividetelo con i vostri amici, parenti, eccetera eccetera. Seguiteci anche su Instagram e TikTok e ci vediamo in un prossimo video.